ancora in onda venerdì prossimo, perché come sicuramente i tifosi del Toro sanno, lunedì 30 inizia la nuova stagione del Torino Football Club, il ritrovo la sera in un albergo di Torino, e poi da martedì 1 luglio le prime giornate alla C-Sport, le prime sgambate, il primo appello per contare chi c'è, chi non c'è, chi ci sarà in questa stagione del Toro. Quindi noi venerdì prossimo saremo ancora qui a raccontarvi questa prima settimana, perché poi il Torino partirà per il doppio ritiro in attesa poi di disputare il preliminare di Europa League. Puntate queste di Toro Channel speciali dedicate ancora al mondiale, anche se Daniele, ai noi, la scorsa o martedì l'Italia ha fatto una ben magra figura contro l'Uruguay, serviva almeno un punto, almeno un pareggio per continuare l'avventura mondiale, e invece è arrivata una sconfitta. L'Italia, insieme ad altre eccellenti squadre del vecchio continente, è tornata a casa in buona compagnia e ha lasciato posto a un centro Sud America che diventa sempre più protagonista in questa fase del campionato mondiale. Ne abbiamo parlato con Xavier Iacobelli, l'abbiamo raggiunto ieri telefonicamente, riproporremo tra poco un estratto della lunga chiacchierata che abbiamo fatto con l'ex direttore di Tutto Sport, attualmente commentatore televisivo e comunque giornalista che è rimasto nell'ambito del calcio e della nazionale. Prima di cominciare, fammi ricordare Daniele, tuttotoro.com, il sito web che ormai da 8 anni racconta giorno dopo giorno, 24 ore su 24, quello che succede in casa granata. E insomma anche voi state per rientrare in pieno nella stagione, perché da lunedì, vi ricordo, tutto quello che succederà alla C-Sport, le anticipazioni sul ritiro e ovviamente il calciomercato lo troverete sulle pagine di tuttotoro.com. E fammi ringraziare anche radiobandalarga.it che continua ad ospitarci in questa ora di diretta. Daniele, allora direi incominciamo così ricordando che cosa è stato questo breve, brevissimo e dolorosissimo mondiale per l'Italia, e lì ripartiamo e poi andiamo a sentire via come. Hai detto bene, ci eravamo lasciati venerdì scorso con Bruno Bernardi, alle 6 c'era la partita dell'Italia, purtroppo è andata male sia quella partita col Costa Rica, deludendo le attese dei milioni di tifosi italiani che l'hanno vista, e poi martedì siamo usciti perdendo con l'Uruguay, a 10 minuti alla fine ha segnato Godin, che quest'anno è stato protagonista con l'Atletico Madrid, sia segnando il gol scudetto a Barcellona, sia poi in Champions, non riuscendo però a far vincere ai colchoneros la Champions di contro il Real Madrid. È stata una spedizione deludente e alla fine si è spaccato tutto. Prandelli aveva puntato molto su Balotelli, purtroppo i fatti hanno dimostrato che ha sbagliato a puntare sul colore dell'italiano, perché insomma le colpe non sono chiaramente tutte sue, però ha deluso e aveva impostato una squadra con tanti centrocampisti al servizio di Balotelli. Molti tifosi volevano che giocasse Immobile, l'ultima partita ha messo Immobile forse troppo tardi, aveva risparmiato Verratti contro il Costa Rica. Verratti poi ha detto sì, effettivamente stavo bene, ha fatto giocare un Thiago Motta che molti tifosi hanno definito palo della luce, perché effettivamente la parte fisica ha deluso. Jacopo, hai detto bene, le squadre sudamericane stanno facendo un ottimo mondiale, molte europee, tra cui la Spagna vincitrice del 2010 è tornata a casa, l'Italia, l'Inghilterra stessa, tante squadre hanno deluso, stanno andando bene le sudamericane, il Brasile, il Cile, la Colombia, il Costa Rica è la sorpresa di questa prima parte, sta andando bene l'Olanda, a sorpresa si è qualificata la Grecia all'ultimo momento con la Costa d'Avorio, è tornato a casa anche Fabio Capello con la Russia, nonostante il pareggio di ieri sera con la rete di Cocorin, e è stata qualificata a sorpresa per la prima volta l'Algeria, no? Agli ottavi di finale, un bel successo per la squadra algerina. E quindi insomma è un mondiale che va avanti senza l'Italia, purtroppo negli ultimi anni siamo abituati a questo, perché già nel 2010, ricordiamo, sotto la gestione di Lippi, l'Italia tornò mestamente a casa dopo il girone eliminatorio tra tante polemiche. Quest'anno vedi c'è stata la non convocazione di Giuseppe Rossi, che è stato un po' un boomerang per Prandelli, i giocatori chiaramente venivano a un brutto infortunio, fisicamente forse non era al massimo della condizione, si è puntato su altri giocatori, lo stesso Cassano, Jacopo, che pare che abbia un po' distrutto lo spogliatoio, perché era 2 anni che i vecchi senatori della squadra non lo volevano. Prandelli lo ha messo in squadra assieme a Balotelli, è uscita una miscela esplosiva. Hanno fatto bene Darmian, ricordiamo, Darmian la sorpresa di questo mondiale per la gioia del presidente Cairo. Speriamo adesso che, lui ha detto insomma, sono pronto a iniziare la nuova stagione col Toro, speriamo che non venga ceduto quest'anno. Io credo che se le cose vanno come devono andare dovrebbe partire poi la prossima stagione, ci sarà tempo di parlarne. Cerci ha avuto solo quella possibilità di quei 20 minuti contro il Costa Rica, non è riuscito a incidere come Insigne. Cerci anche lui è atteso dal Toro, ricordiamo che Cerci e Darmian dovrebbero tornare nella seconda parte del ritiro di Brunico.
sempre appunto che non vengano accettate le richieste, perché anche l'esterno romano ha un sacco di richieste sul mercato, in primis la sua Roma, ricordiamo che lui è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Staremo un attimo a vedere, adesso poi parleremo dopo delle nuove facce del Toro, della ripresa la settimana prossima da Sisport. Per quanto riguarda il mondiale, c'è l'Olanda che ha fatto molto bene con questo Robben veramente devastante, con altri giocatori interessanti. C'è questo Belgio che molti indicavano come una possibile sorpresa. Noi l'avevamo chiesto sia Bruno Bernardi che gli altri nostri ospiti che sono venuti qua in diretta. Effettivamente sta facendo molto bene. Mertens ha fatto un gran gol, ma anche altri giocatori che magari più sono sconosciuti stanno facendo un bel campionato mondiale. E noi resteremo a vedere quanto di buono e di bello faranno le altre nazioni, soprattutto i giocatori che tu hai appena citato. Riassumendo, il mondiale oggi non gioca, si sono chiusi, come hai ricordato tu, ieri gli ultimi due gironi. La Russia di Capello torna a casa con questo 1-1 contro l'Algeria. Russia che era partita bene, aveva segnato subito nei primi minuti, poi soprattutto anche complice la poca perizia del portiere dei russi è finita 1-1, quindi Fabio Capello, nonostante l'ingaggio multimilionario, torna a casa. Certo, non un bel biglietto di visita in vista dei mondiali in Russia tra 4 anni, e invece va avanti l'Algeria ed è la vera sorpresa di questo campionato del mondo, insieme, come hai detto, alla Grecia, che all'ultimo secondo è riuscita a qualificarsi proprio all'ultima giornata del suo girone. Anche Zaccheroni col Giappone è tornato a casa. Gli ottavi di finale incominceranno domani 28 giugno alle 18, l'ora italiana ovviamente, la prima partita è Brasile-Cile, interessantissimo scontro tra sudamericani. Sempre il 28 giugno alle 22 ore italiana Colombia-Uruguay, altro scontro tutto sudamericano. Il 29 giugno Olanda-Messico e Costa Rica-Grecia, le due sorprese altre del mondiale che si incrociano il 29 giugno alle 22 ora italiana. Il 30 giugno Francia-Nigeria e Germania-Algeria, il 1 luglio Argentina-Svizzera e Belgio-Stati Uniti. Questo è il quadro degli ottavi, delle 16 squadre uscite dai gironi di qualificazione. Se dalla regia mi dicono che è possibile, direi che possiamo andare a sentire Xavier Iacobelli come ha visto lui il mondiale, quali prospettive si aprono anche sul nome del prossimo allenatore della dopo nazionale italiana, dopo le dimissioni di Prandelli anche di Abete, e sentiamo che cosa potrebbe succedere in casa del Torino, perché anche di questo abbiamo parlato. Sentiamo Iacobelli. Campionato, quindi il Toro che ha ancora qualche scalino da fare prima di poter accedere alla porta principale dell'Europa, ma ovviamente i tifosi incrociano le dita. Europa che incomincia in questi giorni, perché ci sono tutte le altre gare di qualificazione degli spareggi, si gioca in tutte le parti d'Europa. Stavo consultando prima della diretta quante e quali squadre già scendono in campo la prossima settimana, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, perché comunque tutte le nazionalità sono comprese, diciamo che nomi esotici, diciamo che da Gibilterra fino a Rovaniemi, quindi dal Mediterraneo al Circolo Polare Artico, squadre in campo ce n'è per tutti i gusti, quindi il Toro può veramente poi nel sorteggio andare a pescare una qualsiasi di queste squadre. Tra le altre ci sono anche squadre blasonate, c'è l'Aberdeen, tanto per ricordare una squadra della storia recente, Roma-Aberdeen, no? Dei tempi di Beppe Viola, anche di Dino Viola il presidente. E anche il Toro andò a giocare in Coppa delle Coppe contro l'Aberdeen a suo tempo. C'è esatto. Il Göteborg, c'è il Rosenborg, c'è il Tromso, insomma c'è questa poi squadra di Gibilterra che è la vera sorpresa. Vedremo insomma chi il Toro andrà a pescare in questa, così, in questo calderone di squadre europee che scenderanno in campo la prossima settimana già per le prime gare di qualificazione, i primi spareggi. Comunque Iacobelli puntualizzava la necessità di far presto. Torniamo ovviamente al discorso nazionale, poi torniamo più specificamente sulla Torino, ci darai anche le prime anticipazioni quando e dove il Toro si ritroverà, che settimana il Torino vivrà la Sisport e verosimilmente cosa potranno vedere i tifosi. Ma rimanendo ancora sulla nazionale, prima di andare a ascoltare il primo brano musicale, il 30 di giugno c'è il Consiglio federale che dovrà scegliere se commissariare la federazione o se eleggere un nuovo presidente dopo le dimissioni di Abete, e poi immediatamente dovrà esserci la scelta di un commissario tecnico, perché il 9 di settembre c'è la prima gara ufficiale del post mondiale per l'Italia, si gioca in Norvegia ad Oslo la qualificazione all'Europeo di Francia 2016. Ovviamente i nomi se ne sono fatti tantissimi,
anche se, dico io, questi nomi che sono stati fatti nell'ultimo anno non hanno proprio brillato sulle panchine che avevano a disposizione. L'unico italiano in Europa che ha fatto bene è Ancelotti, che ha vinto una coppa, la Coppa dei Campioni, la Champions League, ma il suo nome non è circolato perché è blindatissimo. Gli altri nomi, Spalletti, Mancini, Allegri. L'ultima ora si parla anche di Guidolin, che accetterebbe anche un ingaggio, insomma, non molto ricco, perché problema della federazione. C'è detto che è poco superiore al milione, poco superiore si fa per dire, ma comunque di 1.500.000 euro. Se noi consideriamo che il ricco ingaggio di Fabio Capello supera gli 8 milioni di euro all'anno, si capisce un po' già la differenza e il divario. Dicevamo, Mancini di fatto ha sciolto il suo incarico, il suo contratto che lo legava al Galatasaray. Spalletti è stato esonerato dallo Zenit. Un altro nome, Ranieri, non ha rinnovato il suo contratto con il Monaco. Zaccheroni è stato ha dato le dimissioni dopo l'eliminazione dal mondiale. Quindi a questo punto quale può essere indicato per la panchina dell'Italia? E o arriverà un outsider, qualcuno parlava anche di Di Biagio, però ha poca esperienza, ricordiamo che qui dall'Under 21, però nelle ultime ore sentivo con insistenza che potrebbe essere Guidolin, che ricordiamo ha lasciato la panchina dell'Udinese, è diventato direttore tecnico dei Friulani, lasciando il posto in panchina a Stramaccioni. Gli altri allenatori che hai citato, insomma, Mancini ha un contratto ricchissimo, altamente improbabile. Allegri viene dall'esperienza ultima negativa col Milan, hai detto bene, non aveva fatto bene ultimamente, potrebbe accettare. Spalletti, anche lui, è reduce dagli annate con lo Zenit di San Pietroburgo, all'inizio ha fatto bene, ultimamente non aveva fatto benissimo, tant'è che il titolo l'aveva vinto la Dinamo Mosca. Vedremo il Consiglio federale, i tempi sono abbastanza ristretti, ha detto bene Jacopo, per deciderlo. Certo che nessuno. Secondo te per l'Italia sarebbe un'eresia avere in panchina uno straniero? Sai, molte nazionali estere, vedendo anche i mondiali, non so, c'è cioè, Lamuscì sulla panchina Costa d'Avorio, Zaccheroni in Giappone. Forse non siamo preparati in Italia, no, avere questo tipo di scelta, un allenatore straniero sulla panchina italiana, però all'estero tante nazionali, Capello e Russia, vedi, tutti si affidano a tecnici stranieri che hanno grande esperienza e magari si pensa che possano fare bene. Capello, per rompere un po' la monotonia, insomma, che si è instaurata in questi anni, non ce ne voglia Prandelli, ma comunque in questo susseguirsi di allenatori forse sarebbe un elemento di rottura in più. Per dare una scossa a un ambiente che ultimamente di scosse, insomma, al tifo ne date poche se non delusioni. Conoscendo un po' l'ambiente italiano, credo che sia un po' improbabile. Jacopo, adesso deciderà, come dici tu, il Consiglio federale, se commissariare la federazione. Tra l'altro nessuno si aspettava queste dimissioni dopo la partita sia di Prandelli che di Abete. Abete ha detto che l'aveva già deciso prima di andare in Brasile, indipendentemente dal risultato. Prandelli invece si è rotto qualcosa nello spogliatoio, perché sembra che appunto questo scollamento tecnico che è successo dopo la partita col Costa Rica e durante poi quella con l'Uruguay abbia fatto, insomma, nascere delle crepe con i senatori della squadra, perché ricordiamo che Pirlo aveva detto che non avrebbe più giocato in nazionale, appena andato via Prandelli ha detto sarei anche disponibile se il nuovo tecnico mi chiamasse per giocare, quindi insomma vedi che le carte sul tavolo cambiano abbastanza spesso. Chiaramente ci vuole un nuovo ciclo, perché tu dicevi bene, adesso ci sono gli europei in Francia, inizieranno a settembre le qualificazioni, un girone non con squadre impossibili, però spesso si è dimostrato che, insomma, bisogna fare presto per ottenere risultati, perché anche le qualificazioni europee vanno conquistate sul campo. E poi sono i mondiali in Russia, dici bene, Capello ha un contratto milionario con la federazione russa, 8-9 milioni di euro l'anno, beato lui, si sta, insomma, aggrappando con le unghie e con i denti a questo contratto, perché anche lì effettivamente la Russia non aveva una grande squadra, Jacopo, però ha deluso anche uscendo al primo turno, è passata l'Algeria, voglio dire, non squadroni che fanno tremare il mondo. No, il bello della palla che è rotondo, ma almeno un passaggio di turno da Capello, se non proprio dalla selezione di giocatori che aveva portato al mondiale, ce lo si sarebbe aspettato. Hai detto un girone non impossibile, quello di qualificazione, perché ormai bisogna guardare avanti, la qualificazione dell'Europeo per l'Italia, perché oltre alla Norvegia mi pare ci sia la Malta, Croazia e l'Uzbekistan, quindi tutto sommato passano le prime due, cambiano un po' lo scenario, c'è un ripescaggio con le migliori terze, quindi diciamo che le possibilità dell'Italia di andare a giocarsi l'Europeo in Francia, che tra l'altro è dietro casa, qua vicino a noi, che è dietro casa, ci sono, però ovviamente bisogna qualificarsi presto, bene, soprattutto in maniera convincente. Prendiamo un attimo di respiro, primo brano musicale di oggi con Vito Daniele. Sì, primo brano. Questo torno. Daniele, allora, che cosa succederà la prossima settimana e che cosa si possono aspettare i tifosi? Succederà che, detto bene, il Toro si ritroverà il 30 giugno, lunedì sera, in un hotel cittadino, e dal giorno dopo farà i soliti allenamenti prima di andare in ritiro in montagna qui alla Sispor, quindi i giocatori saranno sul campo della Sispor, si spera con un sole meno impietoso degli ultimi anni, le previsioni sono abbastanza alterne per i prossimi giorni, i giocatori effettueranno quindi anche le visite mediche contestuali, saranno in piscina, quindi sarà il modo di vedere un po' di facce nuove, però hai detto bene, squadra
molto incompleta. Ricordiamo, diciamo prima, che Darmian e Cerci, eliminati dal mondiale, torneranno poi nella seconda parte del ritiro di Brunico. Le facce nuove per ora sono abbastanza poche, sono Josef Martinez, di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, presentato nella sauna dello Stadio Olimpico 2 settimane fa, c'è questo Pontus Jansson, questo centrale difensivo svedese, c'è Molinaro, del quale parlavamo la settimana scorsa con Bruno Bernardi, c'è un onesto, diciamo, terzino gregario svincolato dal Parma. E poi si attendono gli altri colpi nelle prossime ore. C'è questo Sanchez Mino, di cui si parla bene, del Boca Juniors. Bruno Perez, per il quale deve essere liberato un posto di extracomunitario, quindi il Toro deve liberarsi di qualche giocatore, o Rodriguez, o Vesovic, o qualche altro. E poi bisogna ricordare, c'è Gillet, che ancora la squalifica fino a metà agosto, quindi è probabile che il giovane Alfred Gomis, che ha giocato in prestito a Crotone, faccia la parte della preparazione estiva come secondo portiere assieme a Daniele Padelli, poi rientrerà Gillet, quindi chiaramente Alfred Gomis sarà prestato forse ancora al Crotone, un'altra squadra. Invece andrà a giocare Lis Gomis, il più grande dei fratelli Gomis, ne avevamo parlato anche tempo fa con Fontana, il suo procuratore, esatto. È un ragazzo che ha bisogno di andare a giocare, quindi di fare esperienza, perché comunque fare il terzo portiere al Toro per l'età che ha non va più bene. Allora, diciamo che non ci saranno grandissime novità, insomma i tifosi potranno riabbracciare il Torino dopo la delusione in parte rientrata del rigore di Cerci, che proprio all'ultima giornata, all'ultimo secondo contro la Fiorentina, si è fatto parare il rigore che avrebbe dato la matematica sicurezza dell'accesso all'Europa League, accesso che comunque c'è lo stesso, perché il Parma, vicenda IRPEF, mancata concessione di licenza UEFA. Tra l'altro c'è anche un aggiornamento su questo, perché è stato anche rigettato dal TAR del Lazio l'ennesimo ricorso fatto dal Parma per ottenere questa licenza, quindi è sempre più probabile che sia il Torino a rappresentare l'Italia come terza squadra all'Europa League. Non ce ne vogliano gli amici di Parma, ma tant'è, insomma, le regole sono queste, purtroppo per fortuna ci sono, ed è bene che anche perché comunque lo dicevamo tempo fa, il Parma anni fa aveva usufruito di una situazione abbastanza analoga, quindi voglio dire, mors tua vita mea, come esiste anche nella vita, nel calcio, una situazione, il Toro è arrivato un punto dopo, meritava quanto il Parma, insomma, di andare in Europa. La situazione ha voluto che il presidente Ghirardi non pagasse questa famosa IRPEF per questi giocatori, quindi le regole sono quelle. Adesso tutti i vari ricorsi, adesso si parla ancora del Consiglio di Stato, prima del TAS di Losanna, però francamente si appiglia veramente a qualcosa che non dovrebbe essere ribaltato il verdetto. Sì, l'iter fa il suo corso, ma difficilmente verrà ribaltato. Questione controproprietà invece, perché si sono risolte alcune, e alcuni giocatori hanno lasciato il Torino, e il Cadduri soprattutto, che è tornato in quel di Napoli, però il Toro sta lavorando per riportarlo ancora forse in prestito al Torino, così? Sì, esatto, si sta lavorando, chiaramente c'era un prezzo prefissato, il Torino vuole chiaramente cercare di risparmiare qualcosa, come succede nelle trattative di mercato, sta lavorando gli Este Petrati con il Napoli, sta parlando anche di un giocatore che potrebbe interessare in attacco, questo Zapata, che si è visto poi nelle ultime giornate, Jacopo ha segnato qualche gol, insomma, come rincalzo di Higuain. Benitez ha dato spazio a questo giocatore sudamericano. Bisogna vedere un attimo il discorso, dovrebbe arrivare De Nasri, ricordiamo che il Toro aveva raggiunto l'accordo con l'Inter per la comproprietà di questo giovane giocatore che ha giocato a Livorno, poi non è scambiata la regola delle comproprietà, nel senso che possono essere rinnovate solo quelle che erano già in essere per ancora un anno, e quindi il Toro dovrebbe farlo arrivare in prestito, quindi dovrebbe essere un'altra faccia nuova per il centrocampo, un giovane molto interessante che si era messo in luce anche l'anno prima nell'Inter di Stramaccioni. Per quanto riguarda appunto il Cadduri, abbiamo detto, davanti per ora c'è l'Arrondo, che è stato riscattato per il discorso delle comproprietà dal Siena, c'è Barreto, che è rimasto anche lui perché l'Udinese ha messo 0 euro nella busta, cioè francamente se lo aspettava questo. E purtroppo abbiamo perso, secondo alcuni, un bell'uomo, è stato lasciato andare via, ricordiamo che era a metà con il Chievo, un giocatore che sul quale il Toro ci ha creduto poco, perché comunque fece quel gran gol su punizione con l'Inter all'inizio stagione, poi Ventura lo impiegava poco, si è deciso di mandarlo in prestito, ha fatto bene allo Spezia perché diversi gol, alcuni anche di pregevole fattura, e adesso il Toro l'ha perso alle buste, quindi evidentemente non puntava più su questo giocatore. Ricordiamo, è arrivato l'estate scorsa dal Bari, che conosce bene Ventura. Per quanto riguarda quindi gli altri giocatori, abbiamo detto Josef Martinez in attacco, quindi mancano ancora degli attaccanti, si fanno nomi di Zapata, si fanno nomi appunto nelle settimane scorse anche di Berghese, si fanno nomi di Quagliarella che però ha un ingaggio elevatissimo, bisogna vedere se potrebbero entrare altri intrecci di mercato, magari Toro potrebbe promettere qualche giocatore, vedi vari Darmian, magari di cedere nella prossima stagione e magari avere in cambio, come è successo anche anni fa per altri giocatori. Cambio il giocatore magari con uno sconto sull'ingaggio o una ripartizione dell'ingaggio tra le due società, ovviamente stiamo parlando dell'altra società, cioè della Juventus. Si parla di questo Facundo Ferreira, questo giocatore dello Shakhtar di Donetsk, che francamente
che a Passoporto sembra italiano, potrebbe essere un'alternativa Immobile. Chiaro che non sarà facile per il Toro sostituire Immobile. Jacopo, ricordiamo, 22 gol quest'anno, un'annata irripetibile. Il Toro ha monetizzato la sua cessione, ricordiamo che era a metà con la Juventus. Per quanto riguarda altre trattative, piace sempre Cone del Bologna. Bisogna vedere un attimo il discorso dei Felsine, che sono retrocessi in Serie B, hanno avuto problemi societari, non li hanno ancora del tutto risolti. È un giocatore che comunque in Serie A ha dimostrato di saper fare anche dei gol e inserirsi anche in sotto rete. Per quanto riguarda altri giocatori, si è parlato anche di Fausto Rossi come possibile regista, perché ricordiamo che Vives ha giocato un'annata anche lui straordinaria, e comunque tirare la carretta ai livelli dell'anno scorso non sarà affatto facile. Ricordiamo che il Toro ha ancora Alexander Farnerud infortunato, quindi inizierà la stagione, diciamo, dopo gli altri. Questo giocatore, che comunque era arrivato tra molto scetticismo la scorsa stagione, ha fatto un buon campionato, ha fatto quei 3-4 gol, ne ha mancato uno clamoroso a San Siro, mi è rimasto negli occhi quel gol che ha mancato a San Siro, che poteva far sì che il Toro vincesse a San Siro dopo 30 anni con l'Inter sull'1-0. Un po' sprecato, certo, però bisogna sempre trovarsi poi sul momento. Quello sicuramente. Per quanto riguarda poi altri ruoli, a centrocampo e in difesa, il Toro, ricordiamo, ancora Capitan Glick, che dovrebbe rimanere ancora capitano, ha fatto anche lui una buona stagione. Moretti, speriamo che prosegua dopo la bellissima annata di quest'anno, non sarà neanche lui facile, non ha avuto problemi. Bovo è rimasto, ha prolungato il contratto anche a Cesare Bovo, quindi voglio dire, un'ossatura già c'è. Chiaro che Ventura si aspetta dei rinforzi per sostituire quelli che sono andati via, nella fattispecie per ora Immobile. Bisogna vedere come finirà la vicenda Darmian e Cerci, che hanno tantissime richieste, come dicevamo prima. E poi bisogna vedere un attimo questi giocatori magari poco conosciuti, come hanno fatto in questi anni sia Catania e Udinese. Magari se facessero bene, Toro potrebbe fare una buona stagione. Chiaro che sono delle scommesse, se andassero male, però bisogna vedere. Poi, come sempre, parlerà il campo. Adesso è inutile fare discorsi a priori. Ovviamente adesso sono discorsi così che lasciano il tempo che trovano, ma visto che siamo alla vigilia della stagione, visto che i tifosi torneranno a vedere il Toro allenarsi sul campo della Sisport prima del ritiro, insomma, sono tutte notazioni e punti che certamente i tifosi hanno ben chiari e aspetteranno delle risposte sotto tutti i punti di vista, perché se il piazzamento in campionato permette al Torino di iniziare con un po' più di respiro, soprattutto in vista della Coppa Italia, che non si giocherà finalmente più per il Toro a Ferragosto, meno male, direbbe qualcuno, se no magari viene eliminato anche quest'anno al primo, esatto, turno. E si entrerà poi più avanti, e magari con la speranza finalmente in un'annata di poter andare più in là in questa competizione, che ricordiamo ha il suo fascino, alla sua importanza e soprattutto alla sua visibilità, perché si tratta poi di diritti televisivi, si tratta comunque della possibilità del Toro di farsi rivedere nuovamente al grande pubblico, e altrettanto grande opportunità è quella dell'Europa League. Quindi un Torino che è un po' come anche la nazionale, se dovrà accelerare i tempi per l'Europa League, potrà però magari concentrarsi meglio per un appuntamento altrettanto importante quale la Coppa Italia, perché per quell'appuntamento rientreranno certamente sia Darmian che Cerci. E poi c'è il ritiro diviso in due parti quest'anno, quindi diamo qualche notazione, appunto di viaggio per i nostri tifosi se volessero seguire sia Bormio che Ariscone Toro. Beh, sono due bellissime località. Bormio io chiaramente sono stato l'anno scorso e la conosco. Brunico, per ora ho letto diverse cose su internet. Bormio, ricordiamo, in Valtellina, ci sono bellissime località anche nella zona, c'è Livigno, c'è Santa Caterina Valfurva, c'è St. Moritz che è anche vicino. Io posso consigliare, sono stato l'anno scorso a fare un bellissimo viaggio suggestivo per andare da Tirano a St. Moritz col famoso trenino rosso, il Bernina. Abbiamo qui Antonio Del Rico che oggi sta riprendendo la nostra trasmissione, che ricordiamo andrà in onda nei prossimi giorni su tutoro.com. è piaciuta molto, lui ha fatto delle bellissime foto. Tanti tifosi che arrivavano quindi da Bormio, dalle zone limitrofe, quindi dal Trentino, dalla Lombardia, dal Friuli, dalla Svizzera, ne ho conosciuto poi anche dalla Puglia, per carità. E quindi Bormio è una località che merita, insomma, di essere visitata. Il Toro, ricordiamo, sarà lì dal 6 al 16, quindi ci sarà modo di seguire in questi 10 giorni con due amichevoli, il 12 e il 17 contro la Bormiese Calcio, che organizza il ritiro come l'anno scorso, e poi ci sarà il 15, l'amichevole che chiude il ritiro contro il Lecco, che venite in Serie B. Quindi saranno due le amichevoli che giocheranno a Bormio. L'anno scorso si era giocato anche contro la Virtus Entella, che ricordiamo ha portato bene ai Liguri, perché sono promossi dopo mai praticamente la prima volta in Serie B. Ricordiamo la squadra di Chiavari, nella quale Ventura ha iniziato la sua carriera da allenatore. Sì, è arrivata quest'anno la prima, e bene l'aveva fatto anche a San Giusto col Canavese. E poi la seconda parte del ritiro, Riscone di Brunico. Riscone di Brunico non la conosco, come dicevo prima. Immediatamente dopo Bormio, quindi da Bormio Toro si trasferirà lì. Riscone di Brunico, ricordiamo gli anni scorsi c'era Roma, è una località molto bella, praticamente si parla
a pochi chilometri da Brulico, praticamente una frazione, Riscone, Reiskach in tedesco se vuoi sapere Jacopo, una frazione del comune di Brulico, situata a circa 2 km dalla città, si trova a 956 metri sul livello del mare, su una collina sopra la città, da circa 1300 abitanti, quindi stiamo parlando di Riscone di Brumi. E qui ci sarà la prima vera partita del Torino, perché ci sarà l'amichevole con il Rubin Kazan, quindi insomma, del 24, sarà già un test abbastanza chiarificatore per capire a che punto è la preparazione e con che animo si andrà a giocare poi il preliminare di Europa. Dici bene, quella del 24 sarà quella più prestigiosa di amichevole che si giocherà via Riscone di Brumico, però già il 20 dovrebbe esserci un amichevole con un avversario ancora da definire, e il 27 si parla di un'altra amichevole con una squadra di Lega Pro, si fa il nome in questo caso del Teramo, potrebbe essere un'altra partita che potrebbe dare delle indicazioni a Ventura in attesa poi dell'esordio in Europa League del 31 luglio. Ricordiamo, 31 luglio esordio in Europa League in trasferta per il Toro, il 18 luglio ci sarà il sorteggio e si conoscerà l'avversario, il 7 agosto la gara di ritorno per lo Stadio Olimpio, quindi ci sarà modo per i tifosi che rimarranno in città prima del Ferragosto. E poi ricordiamo anche la terza parte, non ci sono ancora date ufficiali, però il Toro come gli anni scorsi andrà a Mondovì, dove c'è stato un bagno di folla, perché ricordiamo che nel Cunese il Toro ha tantissimi tifosi, anche club, e dovrebbe fare anche lì magari un amichevole a ridosso di Ferragosto, come è successo gli anni scorsi, o un triangolare. E allora, questi sono gli appuntamenti dell'immediato futuro per quanto riguarda il Torino, per la stagione che ricomincia lunedì sera, lunedì 30, e poi dal primo di luglio le prime sgambate sul campo della Seasport. Secondo brano musicale, Daniele, che così ci avviciniamo. Ti posso aggiungere ancora alla chiusura di questa parte di Torciano. Ti posso aggiungere che in Valpusteria ci saranno anche la Dinamo Mosca e ci sarà anche un'altra squadra della Repubblica Ceca, quindi il Toro avrà modo di affrontare anche queste squadre, o comunque di avere vicino a sé, come l'anno scorso a Bormio, molto interessante, ne parlavo prima della trasmissione. Diretta abbiamo dato così un po' le coordinate dei ritiri del Torino, che riparte lunedì con la nuova stagione, con tanti punti interrogativi, dicevamo, tante note di mercato, tanti nomi sull'agenda sicuramente di Cairo e Petrachi per comporre la squadra da affidare poi a Ventura, e ovviamente anche Ventura ci metterà del suo. Altri nomi in agenda, altri nomi caldi di questo mercato del Torino, Daniele? Beh, c'è sicuramente Nocerino, che è un giocatore che ha fatto molto bene, ricordiamo, qualche anno fa sia a Palermo che poi al Milan, è un giocatore che però ha un alto ingaggio, si sta cercando di limare un po' le pretese del giocatore, lui verrebbe volentieri a giocare nel Toro, ricordiamo un giocatore che ha una buona tecnica, ha fatto anche qualche gol 2 anni fa, no, al Milan, quindi è un giocatore che potrebbe dare un po' più di qualità al centrocampo del Toro, ricordiamo che il centrocampo del Toro ha bisogno comunque di innesti un po' di qualità, perché insomma alcuni buoni giocatori, vedi lo stesso Bascia eccetera, alla fine sono degli onesti mediani, però per migliorare comunque il campionato appena concluso c'è bisogno, oltre che di ricambi, anche 2 giocatori per ogni ruolo, anche di aumentare un po' la qualità tecnica. Per quanto riguarda l'attacco si parla anche di questo trequartista dell'Inter, Ruben Botta, se ne parlava già a gennaio se ricordi, con l'Inter che comunque gli ha dato poco spazio, è un giocatore interessante che piace sia a Ventura che a Petrà, che potrebbe essere inserito in qualche trattativa con l'Inter. Ricordiamo che il Toro a gennaio l'ha venduto D'Ambrosio, c'è questo discorso anche aperto per Benassi del quale dicevamo prima. Si parla anche di Okaka della Sampdoria, che ha fatto quel gol qui a Torino qualche mese fa, dando in là la vittoria della Sampdoria proprio qui allo Stadio Olimpio, gol in fuorigioco, però è un giocatore che negli ultimi anni è passato da una squadra all'altra facendo vedere qualche buona cosa, e poi non essendo comunque discontinuo, e quindi non è un giocatore insomma sul quale si può puntare diciamo a occhi chiusi, perché potrebbe essere un attimo un azzardo per il Toro. Per quanto riguarda altri giocatori si parla, diciamo prima, anche di Cone del Bologna, è un giocatore che piace anche molto. Zapata del Napoli, questo giocatore che piace anche come alternativa, perché ricordiamo che nel discorso di mercato ci sono anche degli intrecci, perché chiaramente se tu hai dei giocatori in comproprietà o in prestito con altre società sei avvantaggiato, magari quella società ti può dare un altro giocatore in prestito, comunque sempre bisogna vedere gli investimenti che farà il presente. Caro, ne parlavamo la volta scorsa con Bruno Bernardi, lo diceva anche prima Savi Jacobelli, bisogna vedere comunque dopo tanti anni il Toro ritorna in Europa League, e il Toro ricordiamo ha già ceduto Immobile, ha già messo in cassa comunque dei soldi per la cessione dell'attaccante napoletano, quindi bisogna vedere. Cairo è atteso un po' un varco quest'anno, perché ha fatto una bellissima stagione dopo tanti anni di tribolazione per i tifosi Granata, e quindi ci si aspetta quel salto di qualità, perché o vai avanti o rischi di rimanere dove sei, o speriamo di no, rischi di tornare indietro e quindi far patire un po' le coronarie dei tifosi del Toro. Chiaramente la garanzia è Ventura, la garanzia è Petrachi, che comunque in questi anni ha lavorato bene con un budget abbastanza ridotto per il calciomercato,
Quindi insomma, questi sono i punti fermi per quanto riguarda il Toro. Io ricordo anche del ritiro di Bormio, del quale parlavamo prima, che l'11 luglio ci sarà la presentazione della squadra, sì, nella piazza di Bormio. Io l'anno scorso ero lì a Bormio, la presentazione non è stata fortunatissima, affatto. Quella però poi portò bene. Ci fu veramente un diluvio universale durante l'ora della presentazione, molti tifosi accorsi nella piazza di Bormio con grandi preparativi, fu rovinata un po' la festa di presentazione, poi ce ne fu un'altra comunque a Mondovì, sotto Ferragosto, dove ci fu comunque un bagno di folla, quindi andò bene anche la seconda parte della presentazione. Vabbè, la presentazione bagnata, al fine dei conti, è stata fortunata, dai, porta fortuna. Nonostante il sacrificio di chi lì ha preso quintali e quintali di acqua quella sera. Insomma, sì. Anche un paio di anni fa c'era stata un'altra presentazione bagnata, comunque insomma, portano poi bene, comunque il risultato finale, nonostante l'amarezza per il rigore sbagliato da Cerci, poi è arrivato questo contentino finale con il Toro che ha preso il posto del Parma per andare in Europa. Che ha rimesso un po' a posto l'ago della bilancia, insomma, hai detto bene, il Torino quest'anno che va a iniziare, quindi il prossimo campionato è chiamato sicuramente a così confermare quanto di buono fatto vedere e magari fare qualcosa in più. Non sarà settimo posto finale quest'anno. Non sarà certo facile, perché là davanti saranno tutti agguerriti, anzi certamente saranno ancora più agguerrite squadre che quest'anno hanno deluso, tanto si è detto del Milan che ha cambiato in panchina, insomma il valzer che da Allegri ha portato a Seedorf è scaricato per far accomodare Inzaghi che ha già dettato alcune linee guida e non per tornare sempre a far piovere sul bagnato. Probabilmente Balotelli lascerà il Milan perché non pare essere proprio in cima ai pensieri. Sempre che qualcuno vada lì con dei soldi a prendere questo giocatore. Raiola era già un po' nervoso, ha fatto delle dichiarazioni, insomma Prandelli ha sbagliato tutto, eccetera, eccetera. Diciamo che hanno sbagliato in tanti, mi associo a quanto ha detto Iacobelli, che la responsabilità non è certo sola Balotelli, ma certamente va divisa tra chi era in panchina, tra chi ha giocato, tra chi non si è accorto di essere stato mandato in campo soprattutto, quindi comunque è certamente da dividere. Tornando al discorso, il Toro avrà ancora di più gli occhi addosso, non sarà più la sorpresa come quest'anno, ma dovrà confermarsi, perlomeno andare avanti, diciamo, in Coppa Italia e cercare di lottare ancora per un posto in una qualificazione europea, e non sarà certamente facile perché correranno sicuramente di più e bisognerà stare attenti anche da chi sarà magari la sorpresa, perché ricordiamo che è tornato in grande stile il Palermo in questa Serie A con Zamparini che vorrà certamente far bene, il Cagliari si è affidato con Zeman. A Zeman, è tornato il Cesena che insomma ha sempre ben figurato nelle sue annate in Serie A, e poi c'è l'Empoli che rimane sempre una mina vagante. Bisogna un po' vedere anche queste tre squadre neopromosse che cosa faranno e quanto potranno. C'è anche una Lazio, Jacopo, che ha messo Pioli in panchina, no, al posto di Reja, una squadra che comunque ha fallito l'obiettivo Europa League. Reja se n'è andato anche per quello, anche perché lì era dichiarato, la Lazio aveva detto che puntava un posto in Europa League che poi non c'è stato, e Reja ha fatto un passo indietro, gli hanno fatto fare insomma un passo indietro, quindi giustamente anche la Lazio, oltre al Milan, sarà nel novero delle squadre che lotteranno per un posto almeno tra le prime sei. C'è la Sampdoria che ha cambiato presidente, è arrivato questo misterioso personaggio Ferrero, proprietario di sale cinematografiche a Roma, è un personaggio, ha confermato, ricordiamo, Mihajlovic in panchina, è rimasto anche Braida. C'è il Cagliari di Zeman, potrebbe essere una sorpresa perché chiaramente è tutto nuovo, anche lì nuovo presidente Giulini, ricordiamo. C'è l'Udinese che si è affidato a Stramaccioni in panchina, una squadra che quest'anno ha deluso però punta ancora su Muriel. Ecco, qualcuno in queste ore, negli ultimi giorni, ha fatto anche il nome di Muriel, Luis Muriel, ricordiamo, un giocatore molto interessante. Potrebbe essere un buon colpo per il Toro, ma non credo che l'Udinese lo venda, anche se l'Udinese ha comunque acquistato Terò dal Chievo. È un giocatore che piaceva anche al Toro. Udinese è arrivata prima, un giocatore molto interessante, l'anno scorso fece un gran campionato, infatti fine stagione si pensava potesse andare alla Fiorentina, invece il Chievo lo ha tenuto. Quest'anno ha avuto un po' di problemi come tutta la squadra, che ha cambiato un paio di allenatori, secondo era Corini, si è salvata poi a fine stagione. Insomma, sono tanti, il Palermo hai detto bene, il Cesena del mio amico Rino Foschi è tornato in Serie A. Lo saluto insomma caramente, è rimasto qui a Torino in momenti anche difficili. Molto difficili. Ricordo ancora la presentazione alla Sport, quando ci fu quella bomba carta fuori dal container della sala stampa, quando venne presentato Petrachi, insomma momenti difficili a fine dicembre di qualche anno fa.
è un personaggio sanguigno, ricordo nel ritiro di Folgaria che a fine delle conferenze stampa di presentazione dei vari Gorobzov, che tra l'altro potrebbe ancora tornare al Toro, dei vari Loria, dei vari Belingheri, ricordo all'epoca ci raccontava delle retroscena del mercato, perché lui è una vecchia volpe del mercato, quindi raccontava aneddoti e retroscena del calcio del mercato di qualche anno prima e comunque insomma cose anche divertenti, quindi sono contento che il Cesena sia tornato in Serie A dopo 4 anni, potrebbe essere chiaramente un outsider. Quanto riguarda le milanesi, dicevi bene, Milan insomma con Inzaghi in panchina, tra l'altro è rimasto anche Tassotti che sarebbe andato via se fosse rimasto Sidorf, lo ha detto chiaramente che non andava d'accordo con i metodi del allenatore olandese. L'Inter c'è Mazzarri al secondo anno, bisogna vedere anche le risorse che metterà a disposizione il presidente Toir, chiaramente un Inter che deve fare meglio l'anno scorso, non sarà facile neanche per la squadra lombarda perché comunque il campionato italiano è difficile. Una Roma chiamata al secondo anno, secondo me è più difficile dell'anno scorso. L'anno scorso è stata la sorpresa dopo la Juventus, ha fatto un grandissimo campionato con Rudy Garcia in panchina, quest'anno non sarà facile. Bisogna vedere anche i delusi dal mondiale, i vari De Rossi, giocatori che hanno deluso molto. A me ha stupito molto il fatto che anche Prandelli abbiano soppuntato su Parolo piuttosto che Aquilani, che era in panchina, che tecnicamente insomma in questi anni ha dimostrato, l'ex centrocampista giallorosso, di fare molto bene, essere un giocatore importante anche in zona gol, un giocatore che ha fatto diversi gol, sa fare gol, sa far fare gol, quindi insomma scelte abbastanza così discutibili. Lo stesso Insigne col Napoli, un giocatore che potrebbe essere la sorpresa del torneo. Giuseppe Rossi ha una gran voglia di fare bene, perché ricordiamo è escluso da prendere la regia del mondiale, reduce dall'infortunio, ma tutta la stagione per dimostrare, perché ricordiamo che per buona parte del campionato è stato capocannoniere della Serie A Giuseppe Rossi. Sì, poi sì, chiaramente Immobile è uscito alla distanza, però l'ex giocatore del Villarreal è stato colui forte, era segnato subito da 12 reti, quindi comunque era candidato a un posto sicuro in nazionale. Poi la sfortuna ha voluto che non giocasse praticamente l'intero campionato e alla fine Brandelli, nonostante le due amichevoli giocate a Londra, non si è sentito di rischiarlo, di portarlo. Sarà probabilmente uno dei cardini forse della prossima nazionale, un attaccante sicuramente da tenere presente alle prossime convocazioni, perché magari potrebbe essere lui a così dare un po' la scossa con la voglia di giusta rivalsa nell'essere stato escluso da questo mondiale, di fatto di essere rimasto fermo e non è la prima volta un intero campionato. Come dicevo Rosario Lampanti un paio di settimane fa, speriamo che anche si dia spazio un po' ai giovani, no, del Toro, questi giocatori interessanti. Tornerà a Parigini nel prestito della Juve Stabia, Aramo dovrebbe andare in prestito, però potrebbero far parte della prima squadra nella prima parte del ritiro sia a Bormio e forse anche a Brunico. Giocatori come Barreca, come diciamo prima Gomis, insomma la primavera ha perso la finale scudetto, però ha messo in mostra giocatori che meriterebbero di avere una chance di giocare in prima squadra. Ventura è molto bravo insomma a insegnare anche i giovani, potrebbe essere comunque, mettendo anche delle scommesse straniere, aggiungere anche dei giovani del vivaio. Comunque il Toro andrebbe insomma a fare dei giocatori prodotti in casa, a lanciare i giocatori che potrebbero poi diventare uomo di mercato nelle stagioni successive. Il male certamente non farebbe per ricambiare un po' anche la linfa vitale di questo Torino, anche in ottica mercato, perché i prodotti del vivaio udinese insegna sono poi quelli portano che alla gran fine, frutti poi nelle case sono poi quelli che alla fine ti fanno più guadagnare la possibilità di reinvestire e continuare comunque a programmare stagioni su stagioni. Tornando al mondiale, visto che mancano 5-6 minuti alla chiusura di questa puntata, visto che domani si ricomincia a giocare in Brasile con gli ottavi di finale, uno degli argomenti toccati da Jacobelli nell'intervista che abbiamo fatto ascoltare in apertura di questa puntata, ovviamente la squalifica Suarez, 9 giornate con la maglia nazionale, ma anche 4 mesi, un vero e proprio dato, insomma 4 mesi, per 4 mesi il giocatore non potrà accedere a nessun impianto sportivo, quindi viene punito non solo il gesto ma il fatto di essere recidivo di questo giocatore, che già con la maglia della sua squadra di club, con il Liverpool, più di una volta era stato colto in questi così atteggiamenti sconvenienti, del tutto antisportivi. Però c'è novità di giornata, quello che ha detto Chiellini, cioè colui che ha subito questo morso alla spalla in quell'azione concitata in area di rigore, lo stesso Chiellini dice forse spropositata questa squalifica per l'attaccante. Tu cosa ne pensi? Secondo me insomma lui era recidivo, quindi insomma si è puntato su questo, però credo che anch'io sia spropositata la punizione data su Suarez, per carità, un gesto non da fare sul campo di calcio, però credo che, insomma, che la punizione sia un po' esagerata, insomma allontanarlo dai campi di calcio per tanto tempo, un giocatore che comunque tecnicamente è un gran giocatore, aveva fatto ancora la partita prima del gran gol, ricordiamo che veniva da un infortunio. Peccato per l'Uruguay, che chiaramente pagherà in questa seconda parte, insomma poi lo dirà il campo, ha sempre un Cavani davanti, avrà questa seconda punta assieme a Cavani, questo Stuani che aveva giocato nella Regina qualche anno fa, chiaramente il livello tecnico non è uguale.
insomma, dispiace e chiaramente insomma, sono state prese queste decisioni perché il giocatore era recidivo nell'aver fatto già questi atti in altre partite anni fa. Forse questo della nazionale meno plateale, meno evidente, a un primo sguardo poteva sembrare quasi uno scontro tra i due, con poi Suarez a terra che si tocca il volto e con Chiellini che però fa vedere a tutti insomma, diciamo quello che gli è successo. Comunque sia inguardabile in sì, questo mondiale. Sì, non vogliamo non l'abbiamo detto prima, un giocatore che ha deluso assieme a Paletta, assieme a tanti altri, anche Chiellini. Per carità, certamente è anche lui nel novero di quelli che magari non si sono accorti da subito di essere stati convocati e poi mandati in campo. L'abbiamo detto fin dall'inizio, fin dalla partita con l'Inghilterra, il giocare in fascia l'ha messo molto in difficoltà e poi anche con il Costa Rica abbiamo visto quali sono stati i limiti, non del giocatore in sé, ma magari della condizione con la quale si è presentato a questi mondiali. Dicevi dell'Uruguay che farà meno di questa sua punta di diamante, l'Uruguay che se la vedrà con la Colombia, e Suarez un mese e mezzo fa è stato operato, era ancora sulla sedia a rotelle, praticamente è partito con il grosso dubbio, con un grosso punto interrogativo, ma insomma ha fatto vedere che la classe c'è e l'unico vero pericolo della partita, al di là del calcio d'angolo che ha fatto il gol dell'Uruguay, è arrivato proprio dai suoi piedi con quel grande intervento con la mano aperta di Buffon, che è riuscito a deviare quel suo tocco di punta a scavalcare l'avversario diretto. Comunque è un giocatore che ha mercato e insomma, dovrebbe arrivare al Barcellona, a quanto pare. Così sembra. A stretto giro di posta, squalifica o no, ma è certamente un protagonista che se ne va dal mondiale e il mondiale un po' ne perde. Un altro protagonista volevo ricordare, perché forse non tutti l'hanno notato, o forse sì, magari dico un'ovvietà: ieri si è giocato questo Stati Uniti-Germania e Klinsmann, che è allenatore degli Stati Uniti e di fatto è diventato quasi cittadino americano a tutti gli effetti, ha cantato tutti e due gli inni, ha cantato l'inno nazionale dell'America, degli Stati Uniti, squadra che lui allena, ma ha cantato anche l'inno nazionale della Germania, che è pur sempre la sua patria. Quindi altro personaggio nei personaggi, questo Klinsmann, che si è comunque qualificato con gli Stati Uniti, che hanno perso 1-0 contro la Germania, di Löw tra l'altro, che era il suo secondo ai tempi del mondiale di Germania. Quindi comunque corsi e ricorsi ai protagonisti di questo mondiale, che rimane comunque a tutti gli effetti, al di là della presenza dell'Italia, un bel mondiale secondo me. Direi di sì. Abbiamo visto gran belle partite, gran bei gol per quelli che hanno giocato, l'Italia purtroppo non l'ha giocato. Ci si aspetta adesso, Jacopo, dagli ottavi in poi chiaramente i giocatori di classe. Il Brasile ha questo Neymar insomma, che sta trascinando i brasiliani adesso agli ottavi di finale. C'è questo Messi che ha fatto due bei gol, quindi sono loro i giocatori più attesi, assieme ai vari Robben dell'Olanda, anche i giocatori della Colombia, c'è Cuadrado, ricordiamo, della Fiorentina, altri giocatori che hanno grandi qualità tecniche. Quindi l'Italia è fuori, però ci sarà motivo per seguire ancora dagli ottavi fino alla finale. Ricordiamo che la finale sarà il 13 luglio e chiaramente insomma, secondo un po' i pronostici, dovrebbe vincere una squadra sudamericana, però anche gli europei potrebbero farsi vedere. Ricordiamo la Svizzera, un altro giocatore che il Toro sta seguendo, lo diciamo la settimana scorsa, è questo Seferovic, che ha giocato nella Real Sociedad quest'anno, nella squadra di San Sebastian, ricordiamo i baschi, giocatore che ha fatto già due gol in questi mondiali. Quindi potrebbe essere un giocatore non di grande nome, ma potrebbe essere un acquisto low cost per il Toro vista della prossima stagione. Allora, noi dobbiamo quasi chiudere, mancano due minuti veramente alla chiusura di questa puntata. Ricordiamo che saremo in diretta ancora venerdì prossimo, sempre alle 15, per farci raccontare questa prima settimana del Torino. Io volevo che tu ricordassi anche un appuntamento per questo fine settimana, perché ne avevamo già parlato le settimane scorse. Continuano le selezioni per Miss Granata e quindi tutto Toro continua a seguirle, continua a raccontarvi come vanno queste selezioni. Dici bene, Jacopo, domani sera c'è la seconda selezione di Miss Granata, dopo quella di Chieri di qualche settimana fa. Ci sarà a Savigliano, in provincia di Cuneo, la seconda selezione, ci saranno anche lì delle ragazze, io sarò in giuria assieme a Rampante e altri giocatori, avrò modo insomma di vedere queste ragazze, di valutarle, darle i voti invece di darle ai giocatori per portarle magari verso la finale. Ricordiamo che già a Chieri sono state scelte quattro ragazze che arriveranno poi, saranno poi in finale a settembre. Quindi seguite poi su tutto Toro il video, come è stato fatto anche la volta scorsa, di questa selezione. Insomma, una cosa, diciamo, meglio, diciamo, in alcuni casi, diciamo, dei giocatori, si vedranno delle belle ragazze. Ricordo anche il weekend ad Alpete del 12-13 luglio, un weekend tutto Granata, organizza il club Sauro Tomà dell'amico Lorenzo Pistamiglio con il comune La Proloco di Alpete. La madrina della manifestazione sarà la signora Carla Maroso, quindi anche lì ci sarà modo per i tifosi Granata che non andranno a Pormio di incontrarsi, saranno i giocatori, ci sarà un torneo di calcio a 7 tra tutti i club che parteciperanno, quindi Sauro Tomà, il club Patrizio Sala di Castione Torinese,
Pummasin di Noni Canavese, Valentino Mazzola di San Raffaele Cimena, Ivan Franceschini di Volpiano dell'amico Biagio Barbato. E quindi un altro fine settimana all'insegna dei colori Granata. Noi ci fermiamo qui. Ringrazio Daniele Bumma di tutotoro.com, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutte le informazioni sul mondo Granata, info@tutotoro.com per le vostre mail. Ringrazio anche radiobandalarga.it che ci ha ospitato anche questo pomeriggio, che continua a ospitarci nel suo palinsesto. Ci salutiamo con quale brano, Daniele? Ci salutiamo con This Is My DJ di Hard in Tango, un altro brano degli anni 90. Un saluto a tutti e a venerdì prossimo. Buon pomeriggio, a presto. Grazie. Sarà carina, te ricordi questa, Antonio?